Eugenio, partiamo dalla fine, dalla delusione, quella dei tifosi, quella della squadra, quella tua. Sì, una delusione grande. Eravamo orgogliosi di aver portato 32.000 tifosi a seguirci con una grande volontà di andare a giocarci un sogno. L'abbiamo cullato per un tempo, purtroppo nel secondo tempo non siamo stati bravi, capaci di portare la partita dove l'avevamo indirizzata, e dunque c'è grande delusione, la capiamo da parte dei tifosi, anche la nostra. Fa parte di una stagione veramente, di un campionato oggettivamente complicato, anche i risultati oggi, incredibilmente anche con un pareggio al 94esimo eravamo dentro i playoff. Però come dicevo poc'anzi ai vostri colleghi, il grande rammarico di oggi è di non aver portato dentro il percorso di crescita che abbiamo sviluppato durante tutto il campionato. La squadra era contratta, nonostante siamo andati in vantaggio subito, abbiamo fatto un primo tempo sufficiente che addirittura ci aveva portato al doppio vantaggio, addirittura col 3-0 annullato per fuorigioco, e questo stimolato nell'intervallo. E abbiamo avuto la fortuna di un gol annullato che poteva da un certo punto di vista darci anche una sveglia rispetto a quella che era la difficoltà che dovevamo affrontare. Il Brescia ha fatto due gol, poi lì la partita è diventata molto emotiva, molto aperta, poteva succedere di tutto. C'è grande rammarico perché oggi purtroppo non abbiamo portato dentro la crescita che c'è sempre stata, anche quando abbiamo perso qualche partita, quando l'abbiamo pareggiata. E dunque oggi il rammarico grande è questo. Possiamo dire che è un po' la fotografia del campionato, Eugenio. Avete subito tantissime rimonte. Oggi addirittura dopo, nelle ultime sei partite, siete andati sempre in vantaggio, avete fatto solo sei punti. Ti sei dato una spiegazione? Sì. È qualcosa che quando tu indirizzi la partita non ti devi appoggiare alla partita, devi consolidare quello che stai facendo. La visione è globale sui 10 mesi, e io penso che questo, quello che è successo, quello che abbiamo vissuto, essere stati dentro con la capacità di un campionato difficile, fa parte di quello che sarà la visione che dovremo avere per migliorare, consolidare la rosa in funzione di una piazza importante come Palermo, dove io, come l'ho detto in conferenza pre-gara 3 mesi fa, potevo andare avanti con la cantilena del consolidamento, ma ho spinto perché volevo capire cosa avevamo in mano, dove potevano arrivare i miei ragazzi, e siamo arrivati alla 38esima dentro, e fino al 94esimo eravamo dentro i playoff. E il grande rammarico è oggi inutile sulla partita di oggi, dove ti ho detto un primo tempo è stato sufficiente, nonostante questo eravamo 2-0, nel secondo tempo eravamo bloccati, ci siamo appoggiati alla partita, abbiamo gettato l'ortica in una partita che ci avrebbe dato la possibilità di andare a giocarci il sogno. Mister, cosa ha detto ai suoi ragazzi o cosa gli dirà, e soprattutto un messaggio per i tifosi? I tifosi intanto dobbiamo solo ringraziarli, vedere 32.000 persone che oggi vengono, che ci hanno spinto fino all'ultimo secondo di partita, è qualcosa di straordinario. Ed è un grande rammarico, dunque percepiamo e sappiamo bene la delusione che purtroppo hanno, che è anche la nostra, ma c'è la volontà da parte della società, da parte della direzione tecnica, siamo stati fino adesso a parlarci, di sapere cosa vuol dire indossare questa maglia, sapere il peso che a volte comporta, ma bisogna saperlo portare, che poi ti regalerà le grandi serate. Oggi abbiamo costruito le premesse per regalarci una grande serata e non siamo stati capaci di portarla sino alla fine, ma c'è una visione chiara di quello che vogliamo fare e dove vogliamo portare questo club. Da domani si penserà già alla prossima stagione, l'asticella però va per forza in alto, non si parla qui di consolidamento, l'obiettivo deve essere per forza uno. Ma è chiaro da parte di tutti, da parte della società, da parte della direzione tecnica, da parte mia, di cosa vuol dire indossare questa maglia, dall'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Questa esperienza secondo me sarà molto importante per andare a approfondire determinate situazioni e per far sì che questa squadra sia migliore e che porti il club dove tutti lo vogliamo portare, ne abbiamo la piena consapevolezza. Matteo, partiamo dalla fine, la delusione, i fischi del pubblico, insomma, l'avevate sicuramente immaginato diversamente. Sì, sicuramente l'avevamo immaginata e la sognavamo, la meritavamo diversa. Questo dispiace perché davanti alla nostra gente c'è veramente tanta delusione, però non possiamo fermarci a mangiare le mani, bisogna ripartire con la consapevolezza che comunque queste partite bisogna analizzarle con lucidità, non dopo 10 minuti dalla fine, ma ci vuole lucidità e analizzare il percorso che abbiamo fatto durante tutto il campionato. Sicuramente dispiace moltissimo di aver dato un dispiacere, ecco, un amaro venerdì sera alla nostra gente.
da un lato il fatto che eravate penultimi, arrivati a un certo punto e vi siete salvati tranquillamente lottando addirittura per i playoff. Dall'altro lato l'illusione che si è consumata e soprattutto le tante, troppe rimonte subite. È un po' la fotografia del campionato questa partita, Matteo. Sì, come ti ho detto, bisogna analizzare tutto il campionato, tutto il percorso. È stato un campionato molto molto difficile. Vediamo le squadre che stanno lottando per salvarsi, gli organici che ci sono. Siamo una neopromossa, siamo il Palermo, quindi questo bisogna stamparcelo in testa, quindi sicuramente ci serve da lezione e bisogna fare qualcosina in più, assolutamente. Matteo, cosa vi siete detti al termine della partita? Siete stati un po' tanto a parlare, dopo tra l'altro aver preso tutti i fischi da capitano con le 6, hai portato con tutti i ragazzi sotto la curva? Io penso che sia giusto, sia nel bene che nel male, andare sotto la nostra gente perché se lo merita, ma non così per dire, perché comunque fanno dei sacrifici e noi sognavamo di regalare un finale diverso alla nostra gente, quindi c'è tanto dispiacere. A fine partita c'è poco da dire, quando ci stanno queste batoste emotive devi cercare di stare in silenzio e di ragionare a mente fredda, quindi alla ripresa degli allenamenti faremo un punto e ci guarderemo in faccia. Cos'è successo nel secondo tempo? Il primo tempo l'avete completamente dominato, nel secondo tempo c'è stata confusione, forse vi siete un po' adagiati sugli allori, è forte la mia domanda, lo capisco, ma sembrerebbe che i risultati delle altre squadre sembravano quasi tranquillizzare voi. Ti dico, dal campo dei risultati delle altre squadre non sapevamo assolutamente niente, quindi questo ti dico no. Se mi chiedi, mi rifai la domanda, ti potrò dire per mille volte non lo so, perché se lo sapevo magari come tutti noi facevamo un qualcosa per evitarlo. Come ti dico, è anche difficile venire a parlare oggi perché c'è delusione, c'è tanta delusione. No, il mister parlerà all'inizio della ripresa degli allenamenti, come è giusto che sia, perché in queste occasioni puoi dire cose sbagliate, quindi è giusto che sia così. Grazie. Tu da capitano cosa hai detto alla squadra? No, non ho parlato perché non c'ha senso adesso, oggi, a 10 minuti dalla fine di una partita così delicata, parlare. Ci sarà modo di guardarci tutti in faccia e parlare e dirci le cose come stanno.